Ore 12:30, largo Coppi nella periferia di Biceglie. Forti rumori e qualche scricchiolio proveniente da un'antica palazzina e poi il crollo. Parte della struttura cosiddetta Villa Lancellotti, risalente al 1700, viene giù sgretolandosi su se stessa. Palazzina abbandonata da tempo, nella quale tuttavia diversi erano i senza tetto che hanno cercato riparo. E proprio questa mattina in quella struttura vi era un cinquantenne di origine algerina, da diversi anni a Biceglie travolto dalle macerie. Fondamentale l'arrivo immediato sul posto della polizia locale di Biceglie e dei carabinieri, oltre all'intervento dei vigili del fuoco, che ha permesso di estrarre dopo circa una mezz'ora di lavoro l'uomo dalle macerie. Il cinquantenne è stato poi trasferito dall'intervento del 118 in condizioni fortunatamente non gravi al pronto soccorso dell'ospedale di Biceglie, dove è comunque in stato di osservazione. Sul posto anche i volontari dell'OR e della Misericordia per assicurare ulteriore assistenza, tecnici comunali invece al lavoro assieme ai vigili del fuoco per comprendere la staticità dell'immobile, che sembrerebbe comunque essere sottoposto a vincolo urbanistico, poiché vi sarebbe un frantoio ipogeo costruito al di sotto della palazzina crollata. Già nel 2016 in realtà lo stesso edificio fu sgomberato per due volte dagli occupanti abusivi. L'intera area è interdetta per il pericolo che altre parti della palazzina possano cadere.